organizziamo sempre delle iniziative sulla famiglia, che poi riprendiamo normalmente a febbraio inizio marzo. Questa parte dell'iniziativa è legata più ai temi del rapporto con i figli, le problematiche create in questo rapporto. Vorrei invitarvi, oltre alla serata, ad ascoltare la serata di oggi e intervenire come sempre. Ci sarà la relazione del dottor Valsecchi, alla fine sarà possibile fare le domande. Non vorremmo andare oltre 11:15. Come ogni anno, ormai da tanti anni, sono qui con piacere, con tanto piacere, mi sento a casa, conosco la gran parte di voi, ci conosciamo bene, anzi con qualcuno mi conosco benissimo, e quindi mi sento a mio agio. C'è qualcuno probabilmente che però non mi ha mai conosciuto, vero? Può essere? Potete alzare la mano? È così? Vabbè, è un buon numero, bene. Allora mi presento per voi, siete un buon numero. Io mi chiamo Alberto Valsecchi e sono psicologo e psicoterapeuta. Mi occupo prevalentemente di psicologia scolastica, lavoro nelle scuole, lavoravo anche in scuole qui vicine a Robbiate, per esempio. Ho fatto lo sportello per tanti anni, ora mi occupo solo dell'educazione sessuale e affettiva e lavoro in altre scuole del territorio. Sono consulente del CROSS dell'Università Cattolica di Milano. Il CROSS è un centro che si occupa di orientamento scolastico, quindi mi occupo di questo momento particolare e critico che affronto i ragazzi delle terze della scuola secondaria di primo grado e anche nella scelta universitaria, poi per i più grandicelli. La terza fetta del mio lavoro è l'attività clinica, che svolgo a Erba in una, diciamo così, in associazione con altri colleghi, tra cui il dottor Luca Veris e con il dottor Ezio Aceti, che probabilmente è molto più noto e conosciuto di me. Ecco. Bene, questo è per dirvi brevemente chi sono. Ringrazio Luigi e Don Costantino per l'invito anche quest'anno. Non si sono ancora stancati di me, la nostra relazione regge, a differenza delle relazioni di quel tempo, come diceva prima, vedono a, diciamo, venire un po' meno, la nostra legge ancora bene. Ecco, allora, non solo io sono stanco, sicuramente anche voi siete stanchi, perché arrivate in una giornata faticosa, per cui dobbiamo fare in modo che questo incontro vada bene, ok? Per far sì che vada bene, io cercherò di essere il più possibile chiaro e anche sintetico, perché dobbiamo stare nei tempi, è vero, cercheremo di concludere per 10:45, anche perché ci sono delle ragazze.